approvato in Commissione Bilancio un emendamento a mia prima firma a favore delle start-up e delle PM innovative per attrarre più investimenti in innovazione. Un importante passo avanti per le start-up italiane e per gli investimenti, per l'attrazione di investimenti. Innanzitutto moltiplichiamo per 4 i fondi messi da privati per la crescita di startup e PM innovative. Per ogni euro raccolto da un privato, il governo ne mette 4, aiutando nel merito i business che sanno crescere e che sanno raccogliere fondi. La seconda parte di questo emendamento aumenta invece da 100.000 euro a 300.000 euro la possibilità di detrazione per investimenti privati in startup e PMI innovative con un credito d'imposta del 50%, quindi un meccanismo molto semplice, auto-applicandosi, che fa sì che chi investe possa avere un'agevolazione fiscale maggiore da parte dello Stato e quindi si aiuti l'ecosistema delle startup a trovare più facilmente investimenti. Ricordiamo che le startup, la crescita di startup e la nascita delle startup in Italia vuol dire maggiore innovazione, maggiore sviluppo economico, maggiore occupazione.